Marco Capuano, Gazzetta del Sud, chi arriva meglio a questo derby dello Stretto secondo te? Ma a giudicare le prime due giornate sicuramente la Regina, una squadra più fresca atleticamente, più pronta, sicuramente con un organico più vasto rispetto al Messina che si è presentato nelle prime due giornate con tante assenze. Sicuramente guardando la classifica la Regina, ma sai, sono partite che esulano dalla classifica, che ti possono dare stimoli supplementari, e quello a cui punta sicuramente Grassadonia. Cosa ne pensi di questi prefetti che spesso, tra virgolette, scendono in campo? Ormai purtroppo ci dobbiamo abituare ogni settimana a queste decisioni del prefetto, però in questa occasione ovviamente mi sorprende il fatto che la decisione del prefetto sia stata abbondantemente superata dalla volontà della Lega di voler giocare a tutti i costi questa partita. Io credo che il martedì, dopo la decisione del prefetto, tutti ci aspettassimo che questa partita venisse rinviata ad altra data, e credo che fosse la decisione più giusta da fare per il rispetto che merita questa partita, perché questa non è una partita normale, è una partita che nasconde mille emozioni al di là dei tre punti che poi darà la classifica. Nino Neri, Radio Touring, Gazzetta del Sud. Credo che alla fine questa sia la decisione più giusta e più saggia, perché essendo un derby molto sentito da entrambe le tifoserie e capitando anche nel clou delle feste patronali di Reggio, essendoci anche le bancarelle a poche decine di metri dall'Orese Granillo, quindi poteva creare qualche problema a livello di ordine pubblico, quindi ritengo che tutto sommato la decisione che ha preso la prefettura e che ha anche condiviso la Regina Calcio, mi auguro anche che sia stata condivisa anche da parte messinese, la decisione è quella che è stata appunto presa, alla fine soddisfa un po' tutti. Ecco, però molti si chiedono quando sono stati redatti i calendari con la Regina, perché non ha posto il problema invertendo eventualmente il campo? Sai che una società può farlo e non si è avvalso di questo diritto, quindi per la Regina andava bene giocare in questa domenica. Probabilmente anche qui c'è stato un po' di superficialità da parte della Regina, lo poteva tranquillamente comunicare alla Lega Pro all'atto della stesura dei calendari. Ecco, il calcio adesso finisce che è un po' nelle mani dei prefetti, o è un'esagerazione? Ma se il calcio finisce nelle mani dei prefetti, mi pare che sia evidente che la colpa sia anche della tifoseria, sia anche la colpa nella gestione organizzativa da parte delle società. Certo, il calcio sta perdendo molto, e quando una partita derby o non derby viene decisa dai prefetti, c'è qualcosa che non va. Non ci sono pronostici né derby, può vincere la qualsiasi, può vincere Messina, può vincere la Regina, può finire in parità. Sergio Colosi, Corriere dello Sport, un derby molto atteso, è questo l'ingrediente più bello? Sì, diciamo che è un derby, anche il derby della ripartenza, perché lo abbiamo fatto in Serie A, ci sono stati derby più belli, però questo è il derby della ripartenza per le due società, perché i problemi che abbiamo avuto col Messina li sappiamo bene, ora siamo in una fase di grande rilancio con due promozioni, una stagione che forse non ci vedrà protagonisti, almeno nella primissima fascia, però è un Messina che sta ripartendo e vuole arrivare a certi livelli secondo quanto ha dichiarato in passato lo Monaco. Per quanto riguarda la Regina invece siamo all'anno zero, l'anno della ripartenza dopo la retrocessione, sono attesi punti di penalizzazione, la squadra è partita bene, però è uno step importante questo derby sia per l'una che per l'altra in un'ottica di rilancio e un progetto a breve e medio termine. Penso. Chi vedi favorito in questa partita? Ma l'entusiasmo è più dalla parte della Regina in questa fase, però il Messina, anche se ha raccolto soltanto un punto e in ritardo di preparazione, ha diverse problematiche, come del resto ce l'ha anche la formazione Amaranto, per esempio una squadra dura da battere, per cui non sarà un derby facile né per l'una né per l'altra. Sai, queste gare poi diventano molto tattiche, magari risolte da episodi, sappiamo come sono fatte. Non vedo un derby con molti gol, potrebbe anche scapparci un pareggio, però è una partita sempre molto combattuta. Ferdinando Ielasi di Reggio nel Pallone. Il motivo di ordine pubblico effettivamente ci sta. E allora cosa si poteva fare per evitare, secondo te? Credo che si doveva dire prima, si doveva stabilire sin dall'uscita. Quindi la Regina Calcio doveva eventualmente, forse non ci ha pensato. Ma io non credo sia stato un problema della Regina Calcio, perché la Regina Calcio, quando sono usciti i calendari, era impegnata nel ricorso per tornare in Serie B. Quindi sai, magari è un problema che non ti puoi porre quando non sai effettivamente con chi giochi. E saluto i miei amici. Ecco.
Perché adesso i prefetti continuano a scendere in campo e i tifosi sono le prime vittime, insomma, a rimetterci è il calcio allo stato puro. Adesso i prefetti decidono se o non giocare le partite. In linea generica ci vuole più rispetto per la gente, ma non mi riferisco a questa decisione, mi riferisco alle partite tutti i giorni dal venerdì al lunedì, alle partite alle 11:30, alle partite alle 12:30. Io credo che veramente la Lega Pro, soprattutto, che quest'anno è molto più appetibile, ha un blasone molto più importante della Serie B, debba essere da traino e debba dare veramente l'esempio per far sì che venga ridato il calcio alla gente, perché le televisioni avranno sempre il loro peso specifico perché portano i soldi, ma il calcio è della gente e del popolo.